Ciao a tutti, sono andato a vedere la settimana scorsa Io sono nessuno. È un action movie, però che si discosta un bel po' dai canoni, anche se in alcuni momenti ci ritorna, però ha un taglio tutto suo, il che mi ha fatto molto piacere perché io non sono un amante degli action movie. Lo ero da piccolo perché in televisione passavano quelli con Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ed erano dei film fatti quasi a stampino. Questo mi ha molto sorpreso perché si è distinto per delle scelte registiche e anche di sceneggiatura che mi hanno fatto dire: oh, vedi, così ha più senso. Il protagonista è l'avvocato di Breaking Bad, mi sfugge il nome dell'attore, ed è stato bello vederlo in un ruolo completamente diverso, perché io l'ho conosciuto come l'avvocato Saul di Breaking Bad, poi ho iniziato a vedere anche Better Call Saul e non l'avevo mai visto fare un ruolo che non fosse quello, e ci stava molto bene. Il film inizia con questa carrellata molto molto rapida, con grande ritmo di scene di routine, e già lì lo spettatore si fa delle domande, perché dice: ok, dove vuole andare a parare? Poi si scoprono delle cose, come qualcosa in più sul suo passato che non era proprio da persona normale, nonostante lui, il personaggio, cerchi di mantenere un'identità sobria, di stare lontano dai problemi. Emblematico il suo comportamento nella prima scena, quando due ladruncoli da quattro soldi, e poi si scoprirà dopo anche il perché, fanno irruzione in casa sua. Lui ha la possibilità di smasciarli con una mazza da golf, ma si ferma. Infatti il figlio si risente di questa scelta. Poi invece il film prende tutta un'altra direzione, per un caso fortuito alla fine, ed è stato molto 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 godibile. A parte il fatto che sono stato felicissimo di rivedere Christopher Lloyd in un ruolo, perché ovviamente non è più attivo come un tempo. Io, da grande fan di Ritorno al Futuro, adoro Christopher Lloyd e posso dire che non mi ha mai deluso in nessun film che lui ha fatto, e ha un personaggio molto 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 divertente. Dimmi, Dube, vieni. Per il resto il film procede con un'eleganza registica di ottimo livello, un ritmo bello pieno, forsennato, ed è davvero una gioia vederlo. Anche Dube è d'accordo con me e non vede l'ora di scendere. Fatemi sapere se voi l'avete visto e cosa ne pensate. Ciao!